Eccoci di nuovo qui, siamo con il direttore del Marano Spot Festival. Vuole spiegarci di che cosa si tratta? Cos'è il Marano Ragazzi Spot Festival? È il festival della pubblicità sociale fatta dai ragazzi. È un festival che si fa da 13 anni a Marano di Napoli, una realtà molto difficile, realtà diciamo abitata dalla camorra, dove i ragazzi della città con questa operazione cercano di riscattarsi e di dare un senso al loro essere parte positiva di una città connotata per anni come la città della camorra, come la città che ha ucciso Giancarlo Siani, dove i ragazzi oggi cercano di raccontare che sono i ragazzi della città del festival della creatività, del festival della legalità. Quindi partecipano scuole, dalle scuole elementari, scuole medie, scuole superiori. Partecipano scuole elementari, medie e superiori da tutta Italia. C'è stata una grande risposta a questo Giro Corto Festival. Io sono qui invitato perché mi hanno assegnato un premio, hanno assegnato un premio al festival. Vedo qui una bella realtà, della realtà di tutti i festival dei ragazzi. È bello come queste esperienze in tutta Italia sono belle, altamente positive, dove si intercetta la positività dei ragazzi, l'allegria, un modo di vivere la scuola in maniera diversa, che è il modo che secondo me è indispensabile per farli crescere, e in certi posti come anche da noi è importante anche riflettere su tematiche importanti e difficili come quelle della criminalità organizzata. Quindi diciamo l'obiettivo è anche quello di mandare messaggi importanti, soprattutto ai ragazzi. Utilizziamo dei mezzi per giovani, per sensibilizzarli. È chiaro, sì, questo è un mezzo per giovani, la pubblicità, quella che del resto facciamo anche noi, è proprio lo strumento oggi che ai giovani, ma non solo ai giovani, detta i bisogni. Noi abbiamo bisogno di quel tipo di telefonino perché ce lo dice la pubblicità, abbiamo bisogno di essere parte di quel sistema perché ce lo dice la pubblicità. Se non l'abbiamo non siamo persone felici. Mettersi dall'altra parte del giocattolo, dietro la telecamera, costruire messaggi di pubblicità può insegnarci ad avere gli anticorpi per difenderci dalla pubblicità che ci dà bisogni falsi, bisogni mendaci. Grazie. Prego.